presenza dei nuovi modelli a trazione posteriore che vedremo prima della prossima estate, in coincidenza con i 105 anni di vita del marchio, Alfa Romeo ripesca una delle sue tante glorie del passato. La nuova Giulietta Sprint incarna lo spirito della Giulietta del 54. Leggerezza ed efficienza, questi due capisaldi della progettazione che si mostrano attraverso numerosi particolari, come l'estrattore sportivo sul paraurti o le minigonne laterali. In più c'è l'inedito motore 1.4 turbo da 150 cavalli, un tempo era il 1.3 bialbero in alluminio. Per distinguerla dal resto della gamma ci sono il badge dedicato, i terminali di scarico più grandi, cerchi in lega da 17 pollici a 5 fori, vetri posteriori oscurati e finiture lucide in tinta antracite su calandra, maniglie, calotte degli specchi retrovisori e cornici dei fendinebbia. Dentro spiccano i sedili Sprint rivestiti in tessuto ed alcantara, con le cuciture rosse e il logo sui poggiatesta. Sul fronte tecnico fa il suo debutto il nuovo motore 1.4 Multi-Air da 150 cavalli, accompagnato dai conosciuti 1.4 benzina e turbo diesel oppure il benzina GPL da 120 cavalli. I prezzi partono da sotto i 26.000 euro per arrivare fino ai 31.200 del turbo diesel da 175 cavalli. Don't stop the body rock. La nuova Giulietta Sprint raccoglie un testimone importante e ripresenta in chiave moderna le stesse linee guida d'un tempo, con una caratterizzazione estetica più marcata, prestazioni brillanti e dotazioni tecnologiche al top. Don't stop the body rock.